commerciali tesi alla produzione di energia geotermica. Tanto garantiscono l'operazione commerciale Ambra e NGP. Quindi è inutile che i cittadini, i soliti quattro comitatini, si lamentino e protestino. È meglio che abbandonino i campi flegrei. Starebbero più sicuri e alleverebbero molti problemi alla protezione. Il discorso ha una logica in fin dei conti. La sperimentazione di impianti pilota in centrali geotermoelettriche sarebbe il fiore all'occhiello dello Scassa Italia, che è stato voluto dall'attuale maggioranza governativa, che anche alle elezioni regionali in Campania ha avuto la maggioranza del consenso dei votanti. Votando per la coalizione che ha sostenuto l'attuale governatore della Campania, i cittadini hanno praticamente approvato lo Scassa Italia. Quindi la maggioranza dei cittadini è favorevole alla sperimentazione degli impianti di centrali termoelettriche in aree vulcaniche ad alto rischio, come quella in cui ricade il progetto Scarfoglio. Naturalmente quella di Ortolani è una provocazione, ma una provocazione che ci dovrebbe far ben riflettere sulle scelte politiche che noi facciamo. E effettivamente, come ha detto Ermete, noi facciamo politica con ogni scelta che noi facciamo. Le scelte di vita, i comportamenti che noi facciamo ogni giorno sono politiche. Siamo in regione. Io sono in rappresentanza dei 7 candidati del Movimento 5 Stelle in regione e fortemente continueremo ad avere questo rapporto con i comitati e i comitativi, che sono l'esperienza, la storia e hanno le soluzioni del territorio, che nel territorio vi abitano e non vogliano che venga invaso da questi grandi problemi. Perché il grande progetto, badate bene, non è soltanto la centrale che devasterà un territorio, il grande progetto è anche la scelta di fare un mega supermercato, il grande progetto è anche quello di costruire un mega parcheggio, e la nostra possibilità di scegliere è quella di frequentare o meno o scegliere altro, finché abbiamo la possibilità di scegliere. Quindi ricordiamoci, noi saremo con voi fino alla fine, ma ricordiamoci che la scelta rispetto alle scelte imposte dipende sempre dai nostri comportamenti e quelli potrebbero fare. Grazie a tutti. Allora, volevo anche ricordare un appuntamento di domani, così che insomma, perché domani si discuterà al Maschio Angioino alle 10 in un convegno importantissimo al Maschio Angioino alla Sala dei Baroni, proprio sull'altra faccia del supervulcano, qual è la verità, quindi sul supervulcano dei Campi Flegrei, per il diritto alla conoscenza sui rischi vulcanici in Campania. Interverranno al di là dei docenti, del professor Mastro Lorenzo ancora, di Ortolani e di altri, ci saranno anche la protezione civile e le istituzioni, quindi magari andarci da cittadini e porre le giuste domande sarà un bel momento anche domani. Cedo ancora una volta il microfono a Raffaele anche per darvi un po' di note sui prossimi appuntamenti per la chiusura. Ah, è tornato? Sì, allora aspetta un attimo, facciamo l'ultimo intervento di Luca Caprillo, non ti avevo visto più. Sarò brevissimo, siamo 100, circa 100 le persone intervenute oggi, 3 milioni i cittadini interessati da questo scellerato progetto. Mi chiedo perché c'è questa differenza. E la risposta è nel fatto che non vogliono informare, ci vogliono tenere all'oscuro di quello che vogliono fare, e questa è la verità. Ci vogliono togliere la speranza, questa è la verità. La speranza di combattere per i nostri diritti, la speranza di combattere per la nostra vita, la speranza di combattere per la nostra terra, la nostra terra. E oggi, pure se siamo 100, accanto a ciascuno di noi c'è la Costituzione italiana, non siamo soli, sì, c'è la Costituzione italiana, perché? Perché il principio di precauzione è un principio che ha dignità costituzionale, ha dignità costituzionale il principio di precauzione. E la Costituzione che oggi ci accompagna ed è accanto a ciascuno di noi ci suggerisce, se solo ascoltiamo, alcune parole che vanno rispolverate, alcune parole importanti, antiche, ma che vanno riempite di un significato nuovo, parole che evocano competenze, parole che evocano coraggio, passione, e una di queste parole è mobilitazione, mobilitazione, questa è la parola chiave di questo incontro.
mobilitazione. E grazie a quelli che sono intervenuti, che ci hanno dato la speranza, che ci hanno informati, che ci hanno lasciato che capissimo, perché non vogliono che noi capiamo, perché soltanto con la conoscenza che verranno messi in un angolo e solo con la conoscenza che verranno messi nell'oblio, verranno zittiti e tacitati. E allora dobbiamo avere il coraggio di riscoprire alcune parole guerriere. Una di queste, la ripeto, è mobilitazione. No alle trivelle, no alle trivelle. E ci voleva. A Camillo Guerra, l'altro intervento. Cercherò di essere rapidissimo anche io. In realtà sono esterrefatto da quello che ho sentito, da quello che ho visto. Mi sono accostato a questo problema quando sono venuto a conoscenza, e qui siamo di fronte a un mare di falsità, perché è poco dire inesattezze. Stiamo affrontando un rischio enorme senza averlo affrontato. Il professore Mastro Lorenzo ci ha spiegato che il primo dei rischi che è connesso con questo bel buco che andiamo a fare è il rischio sismico. Non abbiamo solo l'assenza di piani di evacuazione, abbiamo l'assenza di un qualcosa di ben più grave. Perché il nostro territorio ha una vulnerabilità sismica, e non parlo solo di Pozzuoli, ma naturalmente anche i comuni immediatamente limitrofi, una vulnerabilità sismica elevatissima, e questo naturalmente non è noto in maniera precisa. Perché non è noto? Perché siamo di fronte a una legislazione che impone, quando io faccio un nuovo fabbricato, di verificarlo sismicamente. Quando il fabbricato già esiste, il fabbricato può anche non essere sismico, non succede niente, a meno che non c'è una perdita d'acqua, allora arriva il tribunale e si va a vedere che quel fabbricato magari già non stava tanto bene. Io nella mia esperienza professionale, in 27 anni di lavoro, di fabbricati antisismici, non è che ne ho incontrati tanti, è questo giusto per ricordare. Poi siamo di fronte a una disinformazione. Noi abbiamo avuto l'assessore all'urbanistica del comune di Pozzuoli, che ci ha detto che qui si può andare in conferenza di servizi, perché ma comunque già ci sono tanti capannoni, ma comunque il territorio già è stato oggetto di interventi. Ma non è vero, perché questo progetto entra anche in zona di protezione integrale. In zona di protezione integrale è vietato fare qualsiasi cosa, anche quella strada che è in progetto, che porta le trivelle proprio nell'epicentro del vulcano, nel centro del cono del vulcano. Però questo non viene, perché probabilmente verrà superato con lo sblocco Italia, perché lo sblocco Italia è una super lavatrice che lava tutto. Guardate, sono sempre esistiti strumenti urbanistici legislativi che hanno la funzione di super lavatrice che lava tutto. Un tempo si faceva con il TR 677, si facevano le grandi opere di interesse statale, sono stati inventati per fare le centrali nucleari. Però questo qua è carino, è simpatico questo Bocca Italia, perché veramente è una super centrifuga, lava tutto. E sono tante le cose che dobbiamo fare. Luca ha detto mobilitazione. Adesso noi il 3 abbiamo la scadenza della presentazione delle osservazioni. Io inviterei tutti i cittadini a scrivere una PEC al Ministero dell'Ambiente. Dobbiamo inondarli. Non sarà un mail bombing, sarà un observation bombing. Lo dobbiamo fare. Allora, chi ha spunti tecnici, dia uno spunto tecnico, dia uno spunto come un cittadino, dia lo spunto di cittadino, perché è fondamentale. È importante. Leggendo le carte si scoprono tante cose nella relazione geotecnica di questo progetto. Non è citata la norma sismica, non è a norma questo progetto, non è niente, è tutto un cumulo di falsità per avviare questa operazione, che ovviamente è un'operazione puramente speculativa e basata sul denaro spacciato per operazioni civili. Quindi mi raccomando, tutti quanti, Ministero dell'Ambiente, scriviamo un'osservazione, anche un rigo, dovranno risponderci. Grazie. Un altro intervento, prego. Signore e signori, Pratitismo che è a Pozzuoli Ferruto nel 60, il 26 novembre nel 60 avanti Cristo, cioè tutta la costa da Miseno a Posillipo è stata atterrata da 13 metri
a 14 centimetri. Però, la zona flegrea era tutto romanico, marciante, tutto mediterraneo, chiamato Puteolo. Vabbè, è successo. Secondo terremoto è venuto alla Solfatara il 25 febbraio nel 1191. È scoppiato e ha sommesso l'ambiteatro e via via, è miserabile e via via. Terzo, poi sappiamo in Monte Nuovo quello che è successo nel 1918, ringraziamo il re di Budoli, vabbè, ha fatto passare ancora più bene. Quarto è venuto il praticismo. Allora che cos'è? Il quarto praticismo tramite la costa terrestre, tutta in avanti, è salito 4 metri 82 centimetri, esatto? Via Napoli e via via. Allora, cosa significa? Se faranno la trivellazione è molto pericoloso, ma è moltissimo moltiplicazione. Perché? Primo, se farà nella Solfatara, la Solfatara ha 36.000 secoli, 3.000 che americani che hanno scoperto il T-38 atomico, hanno scoperto in 36.000 anni. Il Capo Miseno, il Lago Taverno, tiene 4.500 anni. Allora siamo certi. Che cosa succede adesso? Quello che si è verificato in Brasile l'83 durerà 400 anni. Secondo me le statistiche prevede quello che è successo 80-83 succederà nell'anno 2470. Numero uno. Allora siamo qui. Però attenzione alla trivellazione, perché la Solfatara hanno fatto aumento 6,70 m di altezza in caldo a 300 gradi, ma non 300 gradi. Questo è tutto, bisogna fare attenzione. Grazie, allora l'attore va in chiusura per i prossimi appuntamenti. Io vi ho dato quello di domani mattina, vai Raffè. Ringraziamo quanti sono intervenuti, quelli tecnici, quelli meno tecnici. Ringraziamo a nome del comitato No Trip l'apporto tecnico di Mastro Lorenzo e di Ortolani. Abbiamo appurato la presenza delle istituzioni e con qualcuno con una posizione ben chiara, qualcuno con una posizione ancora da definire. Prendiamo in considerazione l'impegno dei consiglieri comunali di Pozzuoli a discutere della questione in consiglio comunale, vi monitoriamo, cercate di porre delle argomentazioni più dettagliate, anche perché quelle a cui faceva riferimento, quei vincoli a cui faceva riferimento l'assessore prima, sono tutti vincoli a cui lo Sblocco Italia manda in deroga. Tanto è vero che un'autorizzazione tramite quelle che sono le metodologie dello Sblocco Italia sono da considerare delle vere e proprie varianti urbanistiche, a cui purtroppo i territori e i comuni non possono opporsi. Quindi ringraziamo tutti voi per essere stati qui, lanciamo da oggi qui la presenza sul territorio flegreo e oltre del comitato No Trip, da adesso in poi ci muoveremo come tali, convergeremo noi, quindi tutte le realtà finora impegnate in questa lotta e le tante altre che si aggiungeranno, e lanciamo un nuovo appuntamento, quello di mercoledì 1 luglio ore 17:30 qui in piazzetta Italo Balbo, per rilanciare questa mobilitazione e per sottoscrivere le osservazioni da inviare entro il 3 luglio. Grazie a tutti e buona domenica.
Bene, grazie, buona domenica. Se qualcuno non ha lasciato ancora l'email, può lasciarla lì al banco dove stiamo prendendo le firme per la sottoscrizione di un progetto. Può aggiungere altro? Un'ultima cosa per essere informati su tutto ciò che farà il comitato, c'è la pagina Notrib Country Free su Facebook. Grazie a tutti, arrivederci. Buona domenica. Grazie a professor Mastro Lorenzo, soprattutto la pazienza infinita con noi. Grazie. Claudia.